Però dai, stai anche facendo un lancio, insomma, di un libro che non è poca cosa, no? Caspita, sì. Allora, Dario, abbiamo l'onore di avere con noi Dario Sardelli, che è diventato anche un romanziere con questo primo libro. Tu hai esordito con Il venditore di rose e hai esordito con Einaudi. Quindi, oh, poca roba, insomma, come si suol dire, no? Cioè, per la serie il lancio, no, di una storia così da 0 a 1000, insomma, ti sei trovato a fare il tuo ingresso in una delle case editrici forse più ambita per chi scrive gialli, noir, thriller. Io ho ricevuto questo bellissimo libro dalla casa editrice, quindi la ringrazio anche già che ci siamo. 15 giorni fa, è possibile, sì? Può Anche se essere, sì, è uscito forse. il 15 di febbraio il romanzo, quindi sì. È curioso che sia uscito il 15 di febbraio, giustamente, visto il periodo in cui è ambientata la storia. E quindi adesso iniziamo, parliamo un po' di te, di come sei riuscito ad arrivare in Einaudi, di come ti sei trovato, insomma, a vivere questa esperienza e soprattutto come ti è venuta questa bellissima idea, perché inizio subito col dirti che, visto la mole, no, di romanzi pubblicati di questo macro genere che è il giallo, è difficile avere un'idea differenziante e tu sei riuscito ad averla, perché il tuo personaggio, che deduco sia seriale, insomma, io penso che tu abbia puntato a un personaggio che poi tornerà, speriamo, il Speriamo. prossimo anno, che si chiama Pier Santispina, è un vicequestore e fin qui dice dov'è l'idea differenziante? Non c'è, se non che è affetto da una particolare patologia, possiamo definirla patologia, Sì, lo malattia. è, lo è. Hai voglia? Parliamo un po' di questo perché è un'idea geniale. Cioè, lo è. Allora, io sono Bisogna partito dirlo. dalla realtà, banalmente, cioè una patologia che esiste per davvero, non mi sono inventato nulla, cioè si tratta di una patologia che è molto rara, però si chiama insensibilità congenita al dolore e chi ne soffre non avverte il dolore, il freddo, il caldo e gli stimoli fisiologici. E diciamo che l'idea iniziale, io avevo l'idea di ambientare. Io amo, non so se si capisce molto dal libro, però amo molto il quartiere in cui vivo, che è Tor Vignattara. E avevo idea da un po' di tempo di ambientarci un giallo. Perché? Perché volente o nolente, per il lavoro che faccio, che è quello dello sceneggiatore, autore televisivo, diciamo, scrivo molto come sceneggiatore. E diciamo che il giallo è inevitabilmente una delle modalità in cui cioè con cui mi confronto più spesso, ecco, mettiamola così, come lettore, come editor, e quindi avevo intenzione di scrivere un giallo ambientato a Tor Vignattara. E quando ho dovuto andare a delineare il protagonista della mia storia, diciamo che in quel periodo mia moglie stava preparando un esame, lei è laureata in psicologia, stava preparando un esame di neuropsichiatria, se non erro, e mi ha raccontato una sera così a cena, dice: "Ma sai che esiste questa patologia?" E io ero alla ricerca di un protagonista, ero alla ricerca di qualcuno, di un investigatore che portasse avanti la mia storia, e mi sono reso conto che in un posto così passionale, appassionato, vivo e sensibile come Tor Vignattara, calarci una persona che è un personaggio che era così invece insensibile a tutto ciò che, insomma, è epidermico, mettiamola così, Certo, era una bella geniale. sfida. Eh no, è geniale, cioè è un Era una contrasto bella sfida. fantastico. Era una bella sfida. E da lì, insomma, ho cominciato a innanzitutto a informarmi sulla patologia. Ho visto e letto tutto quello che c'era, insomma, in circolazione sull'argomento. E ho cominciato a pormi nella prospettiva, nel punto di vista di questo personaggio. E lì è subentrato, diciamo, il primo bivio: ma è un handicap o è un superpotere? Perché quella è la grande domanda di fondo relativamente. Perché per certi versi non sentire dolore può essere un superpotere, ma per altri punti di vista, se il dolore è adattivo, quindi Certo. se avvertiamo un dolore è perché diciamo, a monte un problema. E quindi è un campanello d'allarme. Se quel campanello non suona, la situazione può degenerare.
E quindi l'obiettivo, insomma, quindi a quel punto, insomma, si sono incastrate, sono incrociate un po' di diversi input, e l'ho visto, era lui, e ho detto proviamo a buttarti lì a Torpignattara, vediamo come te la cavi. E lì, insomma, bellissimo, è stato amore a prima vista. Bellissimo, perché è uno di quei romanzi, e recentemente devo dire che mi capita poco, e quindi è un enorme complimento questo, che inizi e fai davvero fatica a lasciare, perché lui è davvero così ben caratterizzato, nella sua come si chiama, è gelido tra virgolette, nel senso è talmente tanto appunto ben caratterizzato nel suo essere insensibile, poi anche questi escamotage, no, di perché lui vive una vita quotidiana, diciamo normale, o tra virgolette, che riesca, anche il dettaglio che riesca il blocco dei reni, queste cose qui, cioè è geniale. Ho detto vedi, se quindi c'è stata una grande documentazione, sì, dietro, perché ricordiamo chi, perché insomma Giallorama è un blog, è un canale dedicato agli aspiranti scrittori e anche agli aspiranti lettori, però ricordiamo a chi aspira a scrivere un giallo che la prima cosa, la primissima cosa da fare è documentarsi, perché certo, ormai la concorrenza è molto alta, diciamo, e chi legge gialli è un pubblico di appassionati, quindi ovviamente non perdona di strafalcioni, insomma, certo, le grosse. Quindi mettersi, adoperarsi per fare un personaggio seriale così, è tanta stima, perché è un'idea veramente, io ho detto ah, questa è un'idea geniale, e quindi l'ho iniziato a leggere subito. Poi è curioso che tu abbia detto che ami il tuo quartiere, perché una delle domande che ti avrei fatto, e te la faccio adesso, visto salteremo un po' di qua e di là, ma non importa, è che ci sono all'interno del romanzo delle sequenze narrative, scusami, delle sequenze descrittive bellissime, che io chiamo sequenze a istantanea. Cioè, come se tu avessi fotografato per quei 10 secondi il passeggio delle persone, la vita di questo quartiere, e sono fatte benissimo, perché poi sono molto percettive. Quindi ti volevo chiedere quanto anche avevi appunto osservato per restituire il quartiere nel romanzo, e anche in che modo avevi pensato di inserirlo proprio durante la narrazione, per evitare poi di dilungarti troppo nelle sequenze descrittive. No, come ti dicevo, insomma, il quartiere è stato uno degli inneschi della scrittura proprio, quindi diciamo che è nata quasi prima la scenografia dei personaggi. Io vivo qui ormai, diciamo che ho dalla mia il fatto di vivere in questo quartiere da tanti anni, ma di non esserci nato, che secondo me è un punto di vista buono, se vuoi raccontare qualcosa, perché non sei digiuno, non hai quella, come dire, solo quell'innamoramento o quella sensazione, magari anche di repulsione, che puoi avere nei confronti di un luogo, no? Diciamo che quella che è la prima impressione, né ci sei tanto assuefatto a quell'immagine da reputarla, come dire, parte di te, quindi non riuscire neanche a raccontarla. Quindi avevo dalla mia diciamo, uno sguardo che era con un piede dentro e un piede fuori. E quindi ho sfruttato, insomma, questa mia posizione in questa storia. E poi diciamo che, come dicevi giustamente tu, è molto visivo, anche perché, non so se da lettore si nota questa cosa, però io ho dovuto fare i conti con un personaggio che, non avvertendo il caldo, il freddo, il dolore, gli stimoli tattili, dover raccontare una storia in assenza, per sottrazione, perché alla fine ho tentato, adesso non voglio, però cioè, diciamo, certo, il lavoro che ho fatto è stato di sottrazione, non di accumulo. In genere ci si dilunga sui profumi, sulle sensazioni, la temperatura, il caldo, il freddo. Cioè io tutto questo era qualcosa che mi era precluso nel raccontare questo tipo di nel racconto di questo romanzo, e quindi mi sono concentrato sulla parte visiva. E quindi sì, quelle che, come dicevi giustamente, cioè ho cercato di dare rapidamente dei flash e delle immagini, perché le immagini erano quelle, era quello che potevo, il visivo era quello che potevo utilizzare per raccontare questa storia.
Sì, e dare anche un'impronta molto multiculturale, no, del quartiere, che poi la cosa che si emerge di più, le grandi insomma, etnie che sono rappresentate all'interno, perché poi qui in questa storia si parla appunto della morte di un venditore di rose la notte di San Valentino, e quindi è molto bella anche quest'ulteriore contrasto, perché giustamente, come poi dice il nostro protagonista, è come fa dei paragoni, no? Ammazzare un venditore di rose a San Valentino, cioè è proprio una cosa che poi i Come media ci il gettano. Presidente della Repubblica il 2 giugno, è come il papà alla festa del papà. Sì, ci sono, Ci diciamo, si perché io ho una specie di gettano. grillo parlante un po' così pungente, che è l'anatomopatologo, che è un personaggio piuttosto caustico, quindi si diletta in queste battute un po' sarcastiche, ecco, mettiamola così. Sì, Quindi il è medico lui che legale, bisogna. che è anche comico, è molto divertente, Sì, insomma, è uno oltre stand-up anche comico. comedian nei locali della capitale, diciamo, perché io poi ho parallelamente anche una carriera da autore comico, ho lavorato con Serena Dandini, con Sabina Guzzanti, ho lavorato insomma con tanti, e quindi ho un po' masticato quel mondo lì, quel mondo della comicità, dei locali, anche dei comici, e quindi mi piaceva restituirlo e avere, diciamo, un personaggio che incarnasse anche quella parte che mi piaceva raccontare. E sì, quindi di cosa dicevamo? Mi sono perduto. Cosa Non ti dicevamo? preoccupare. E stavo dicendo che la scrittura di una sceneggiatura, insomma, come sceneggiatore, ovviamente è diversa da quella di un romanzo. Quindi, quanto ti ha agevolato essere anche uno sceneggiatore, e soprattutto cosa hai dovuto modificare prima di iniziare a scrivere un romanzo, della tua scrittura? E anche direi, se io sono insomma un editor di narrativa e tendo a non giudicare, per carità, però tendo a credere poco a quelli che mi dicono che scrivono le opere, un'opera di narrativa lanciati solo, no, sulla scrittura di getto, così sull'onda dell'entusiasmo. Quindi diciamo che invece gli sceneggiatori di base ammettono palesemente di prepararsi prima di scrivere qualcosa, no? Quindi tu puoi dirlo senza rovinare questa idea Sì, sarei veramente un dell'ispirazione. impostore se ti Ecco, dicessi che mi grazie. siedo e sono posseduto dal sacro fuoco della Grazie, ti scrittura. Questa è una ringrazio. cosa che davvero, anzi, che bello, sfatiamo questa cosa. Non Ecco, esiste, non è un esiste. mestiere. È un mestiere ed è anche un mestiere che si affina col tempo. È un mestiere più simile a quello dell'artigiano diciamo, che dell'artista, per come si immagina il mestiere dell'artista. Diciamo che c'è una parte che è quella, come dire, dell'illuminazione, dell'insight, dell'idea, che è quella parte lì, cioè il momento in cui Certo. io fa ho fatto quel cortocircuito tra quella patologia, il mio protagonista che stavo cercando, il luogo e tutto quello. Devo dire che non ha nulla a che fare col mestiere, però da quel momento in poi, da Certo. quell'idea lì, da quando dici ok, ce l'ho, c'è questa cosa in testa, da lì inizia un viaggio, che è un viaggio che si fa con, a mio avviso, con degli strumenti ben precisi, con una bussola, con una cartina, che è data dalle strutture narrative che mi hanno guidato. Diciamo che per quel che mi riguarda, il lavoro che ho dovuto fare è stato paradossalmente opposto, perché io, diciamo, lavoro molto con le strutture narrative, quindi sono uno che tende a, come dire, a organizzare molto la sua scrittura. Mi sono goduto la scrittura del romanzo alleggerendo un po' quella che è diciamo, quelli che sono i paletti che in genere mi prefiggono nella televisione, nella scrittura per la TV. Sono di più, sono più rigidi, sono Certo. molto più, diciamo, più cattivi gli editor anche di televisivi, ma meno male, per fortuna, perché diciamo che parte poi anche dell'omologazione che si riscontra nel prodotto televisivo, anche nelle indagini dei poliziotti in TV, dei gialli in TV, è data da un eccesso, a mio avviso, anche, che da un lato è giusto, però dall'altro in effetti è un eccesso di paletti che servono, però quando si esagera tendono a ingabbiare forse un po' troppo la scrittura. Quindi devo dire che per me questa operazione, diciamo, della scrittura di un romanzo è stato un aprire quei cancelli e potermi permettere di allentare un po' di,
come dire, di lacci che avevo nella scrittura della sceneggiatura, delle sceneggiature a cui lavoro. E poi tu, voglio dire, con la scrittura ci lavori, no? Quindi la domanda è perché alla fine hai voluto anche fare una prova con un romanzo, cioè fare una prova, provare a scriverne uno intanto. Io ti auguro che sia il primo di una serie, perché secondo me per Santi spacca, come dicono i giovani, no? Quindi Grazie. noi giovani non lo siamo più, però Ma possiamo diciamolo, dire. ma diciamo, se ne frega, ma sì. Non possiamo più Spacca avere pure il con la K, luccio. lo possiamo dire pure con la K, Spacca, con due o spacca, con con due una? K, con due Con due K. K. Grandissima cosa. No, però, cioè, perché, come mai hai avuto questo desiderio, insomma? No, io diciamo che, allora, sono sincero, io da ragazzino volevo fare lo scrittore. Cioè, io Ok. quando, diciamo, mi vedevo nei banchi di scuola da grande, dicevo da grande voglio fare lo scrittore. Poi, devo dire che non ero uno di quelli capaci di barattare il proprio sogno completamente con un posto in banca, come dire, con un qualcosa di più inquadrato. Dall'altra parte, a 20 anni, non lo so dire, faccio lo scrittore, senza, come dire, così, era una cosa che trovavo un po' naif. Quindi ho iniziato a studiare e ho capito che, c'era un mestiere che mi permetteva sia di, pagare le bollette alla fine del mese, che, di scrivere, che era quello che volevo fare. E il compromesso che ho trovato era quello, sono entrato al Centro Sperimentale di Cinematografia a Milano per la televisione, e lì poi da lì ho cominciato a lavorare prima un posto al sole per una casa di produzione, e adesso insomma scrivo per la prima serata di Rai 1, insomma faccio questo. E quindi però il mio sogno, cioè a monte, quello che c'era dentro di me era quella cosa lì, non è questa cosa qui. Diciamo che il mio obiettivo da ragazzino, quando dicevano a 12 anni, 10 anni, cosa vuoi fare da grande, io rispondevo lo scrittore. Quindi ho semplicemente seguito quello che era un sogno, un obiettivo che avevo quando ho iniziato questo percorso nel mondo dello spettacolo, della cultura, che ho iniziato un po' di tempo fa. E ci sei riuscito talmente bene che sei arrivato in Audi. Cioè, nel senso, Sì, capisci? Come sono andate le cose? Si può dire o ci sono cose che non si possono no, raccontare? si può dire, no, no, è. No, io avevo una prima stesura del romanzo che ho inviato, è piaciuta, e abbiamo discusso. Diciamo che quello che li ha catturati subito era l'ambientazione, il protagonista del romanzo, e da lì poi abbiamo lavorato per renderlo un prodotto, diciamo che. Mentre televisivamente ho più il polso di quello che sto facendo, dal punto di vista della letteratura e della narrativa era un po' più, diciamo, digiuno. Quindi sono stato, devo dire, aiutato dagli editor di Einaudi, Francesco Colombo, Roberta Pellegrini, che mi hanno guidato, insomma, in una riscrittura, molto attenta, del testo, ed è venuto fuori, diciamo, quello che leggete adesso. E quanto tempo ci hai messo per fare questo? È stato una genesi abbastanza lunga, perché io ho iniziato a scrivere, diciamo, quell'illuminazione che ho avuto è arrivata tanto tempo fa, è arrivata quasi 4 anni fa. E poi ci ho lavorato naturalmente inizialmente nei ritagli di tempo, poi dopo, diciamo, ho cominciato, diciamo, la stessa storia ha cominciato a pretendere. Di essere del tempo per lei, ha cominciato a dire: oh, guarda, ci sono, cresco. Quindi, insomma, poi man mano che va avanti, diciamo, la storia procede, diventa molto narcisista, chiede tempo per sé. Quindi ho cominciato a dedicarmi con un po' più di attenzione. Poi da lì è stata letta da Einaudi, ci è voluto un po' di tempo. Sì, ci sono voluti fra una cosa e l'altra 4 anni. Poi, diciamo, l'uscita era prevista un po' prima, poi questa faccenda del Covid, insomma, ha un po' cambiato i piani, però sì, fra una cosa e l'altra sono passati più di 3 anni, sì, abbondanti. Caspita, che non è Da poco. quando ho Sì, iniziato a scriverlo, cioè da quando ho ma iniziato. io lo dico sempre, che comunque i tempi editoriali di per sé sono lunghi, sono molto dilatati. Il Covid non ha aiutato nessuno, però è bello che tu sia uscito il 15 febbraio poi. Eh Magari non. sì, ma quello è stato un re, credo, non lo so.
cioè è stato un regalo che mi hanno fatto, perché davvero è stato, chi ha iniziato a leggere il libro, insomma, più o meno chi l'ha comprato in quei giorni, mi diceva anche che bello, sono proprio quasi, come dire, in pari con gli avvenimenti, ed è stato bello, insomma, quella è stata una bella sorpresa che mi hanno fatto, sì. No, no, è davvero molto carina questa cosa. Quanto ti sei invece documentato per quanto riguarda proprio le procedure, ok, legate proprio al mestiere del tuo protagonista? Allora, da quel punto di vista devo dire che avevo già un'infarinatura che mi veniva dalla TV, cioè tutta parte di quelle procedure le conosco, perché lavorando in TV, lavorando spesso a polizieschi, insomma, comunque ci si interfaccia con quelle procedure. Naturalmente un mio amico avvocato, Andrea, che mi ha aiutato in questi passaggi, insomma, un po' più ostici, perché volevo che fossero particolarmente credibili e verosimili. Diciamo, quello che ho cercato di fare è di raccontare una storia che magari potrà sembrare per certi versi sopra le righe, perché c'è un personaggio molto curioso e particolare, però volevo che tutto fosse assolutamente verosimile e credo, insomma, più o meno di esserci riuscito, sia per quanto riguarda la patologia che per quanto riguarda la procedura investigativa. Quindi sì, ho dedicato molta attenzione nel cercare di capire quali sono le procedure di indagine, sì, ci ho messo tanto. Adesso iniziano ad arrivare le recensioni, iniziano ad arrivare anche le critiche. Come stai vivendo questo momento? È divertente, è molto divertente. Ah, okay. Diciamo che in TV c'è l'auditor, no? E la cosa bella è che la mattina dopo uno è andato in onda la puntata e dice: quanto abbiamo fatto? Via il dente, via il dolore. La mattina dopo si capisce se è andato bene, se è andato male. Invece qui è tutto molto più, come dire, è vaporizzato, è tutto molto più nebuloso, quindi magari c'è chi ti scrive entusiasta e dice bellissimo, altri gli dicono ma questa cosa qui non mi torna, ed è molto divertente, e, diciamo, per quella che è la mia indole mi piace molto, insomma, confrontarmi con chi ha fruito di quello che ho scritto, quindi è molto stimolante per me. E anche alcune osservazioni che sono arrivate diciamo, hanno costituito uno stimolo adesso, diciamo, in un ipotetico secondo capitolo, per approfondire determinate cose che avevo già in mente, ma adesso dico, allora... su questo insisterò. Non è vero che chi scrive non ha, chi dice che chi scrive non ha attenzione. Io ho lavorato con tante persone, insomma, nel mondo della TV, sono tutti molto attenti al feedback che viene da parte del lettore, perché alla fine si scrive per gli altri, si scrive non per se stessi, saremmo molto egoisti e narcisisti nel fare una cosa del genere, si scrive per gli altri e mi auguro che, insomma, tutti i feedback, quelli che vengono in buona fede con la finalità di portare qualcosa, sono tutti utili, sono tutti buoni. Ora, tu sei un professionista, appunto, della scrittura, però che cosa consiglieresti a una persona che vorrebbe, insomma, a 20 anni ha il sogno di fare lo scrittore nella vita e magari non vuole passare per diventare anche uno sceneggiatore, perché ci sono anche le persone che ci provano, no? Tu, dalla tua esperienza, insomma, che comunque ce l'hai, che cosa consiglieresti? Di leggere tante cose diverse, anche tante cose brutte. Beh, questo è un bel consiglio. Io, diciamo, che gran parte della mia formazione da scrittore l'ho fatta non quando scrivevo, ma quando facevo l'editor, quando leggevo a un certo punto per una casa di produzione. Per 3 anni sono stato in una casa di produzione e ho letto una media di una sceneggiatura al giorno, il che significa che ho letto 1000 sceneggiature. Mm-hmm. Vi dico che su queste 1000, di queste 1000 sceneggiature avrò trovato 10 cose belle in 3 anni. Significa che ho letto 990 brutte storie e non ho imparato,
Cioè, ho imparato da queste 990 storie brutte più di quanto abbia imparato leggendo, non lo so, ditemi le cose più belle che mi vengono in mente, però ho imparato più da queste brutte storie che, perché diciamo che un conto è leggere, adesso non lo so, Agatha Christie, Tolstoj, cioè come dire, i mostri, certo. Quando uno si approccia al genio, è anche difficile capire come ha partorito il genio, quella cosa lì, cioè come si fa a dire, sia anche, ma anche semplicemente perché uno ha un po' di, giustamente, di timore reverenziale, ma per fortuna, perché se no sarebbe... E quindi uno dice, caspita, no, ma se l'avrà fatto. Per... Invece, quando uno legge una sceneggiatura che arriva da tizio che si è sognato una mattina di scrivere quella cosa, probabilmente ha meno resistenze nel trovarci l'errore, l'inghippo, il problema, l'ingranaggio che non funziona. E, come si dice a Roma, è dai e oggi e dai e domani a fare quello, man mano capisci tutto quello che non funziona e per sottrazione puoi imparare a scrivere delle cose belle. Quindi magari uno non deve necessariamente fare l'editor, però diciamo che leggere anche dei testi, dei romanzi, delle storie che non ci sembrano, almeno di primo acchito, bellissime o delle storie che ci segneranno nel profondo, con un occhio critico e analitico, può portare, a mio avviso, a migliorare la propria scrittura. Sì, questo è un ottimo consiglio. Io lo faccio di mestiere, di leggere cose e valutare cose, diciamo. Mi capirai, sì. Si impara tanto. Sì, in realtà sì, perché giustamente, come dici tu, poi ci sono anche delle cose che tornano negli errori, no? Che vengono fatti, che se tornano così tante volte vuol dire che non sono scontate, quindi certo. Poi vanno sottolineate. Questo è un ottimo consiglio, forse penso sia la prima volta che uno abbia, ha il coraggio di dirlo, comunque siccome l'ha fatto, può dirlo con, no, con cognizione di causa. Tra l'altro io ho fatto un po' questa cosa qui, forse anche inconsciamente, adesso che l'hai detto, perché io ho scritto anche io un solo romanzo della mia vita finora, l'ho scritto a un concorso e l'ho vinto, e quindi è molto bella sta cosa, perché ho lavorato 10 anni, ho letto tante cose, e poi ho detto, beh, sai che c'è, adesso provo a scriverlo pure io. Quelle strutture lì a un certo punto, uno, anche indirettamente per osmosi, vengono introiettate in qualche modo, e gli errori che tu riconosci negli altri in maniera automatica non vuoi ripeterli, e a un certo punto in maniera naturale quando superi. Ti metti a scrivere, ed è chiaro che se leggi, io per esempio prima di iniziare a fare quel lavoro leggevo solo grandi romani, ero giovane, i grandi classici sì. E per carità, cioè non lo so, va bene, stiamo dicendo di non farlo, fatelo magari, però è una parte della formazione di uno scrittore, secondo me, a mio avviso. Sì, poi ci sono anche i romanzi, chiamiamoli molto commerciali, io poi odio un po' dare, no, queste, però ci sono quello che Umberto Eco definiva il romanzo popolare, tutto quel che vuoi, che ce ne sono certi appunto che diventano best seller, e c'è un motivo se lo diventano, cioè al di là del fatto che uno possa leggerli, incarognirsi e arrabbiarsi perché quella hanno fatto milioni di euro, quella rabbia dollari. Spesso si chiama invidia, ecco appunto. Però di base, come dico sempre, c'è sempre una struttura narrativa dietro che risponde a un bisogno universale spesso, e poi vabbè, lascia perdere la scrittura che può essere più o meno evocativa, più o meno, però insomma, alla fine se un ampio pubblico piace perché ha accontentato un'esigenza di un ampio pubblico, quindi non c'è niente di male. Quindi invece di stare a criticare o a invidiare, come dici tu, in maniera così, studiateli questi libri, perché questi romanzi, perché servono, è tutta farina, insomma, che serve proprio per fare il pane buono, anche perché diciamo. Uno alla fine può dire anche non voglio farlo così, non ci sia esatto, cioè, esatto, anche semplicemente per prendere le distanze anche da cose, cioè diciamo che la conoscenza non è mai un cancello, una preclusione a qualcosa, almeno io non sono di quella scuola. Quando hai imparato l'arte puoi metterla da parte, se non l'hai imparata, certo. No. No, perché poi anche un'altra cosa bella, poi anche in questo tu sicuramente sei stato, tra virgolette, agevolato, poi io non voglio farti sembrare quello che insomma è l'unto del Signore, che era fortunato perché ha fatto lo sceneggiatore, perché è una professione che ti sei costruito nel tempo, sicuramente hai studiato tanto e avrai fatto i tuoi errori, li avrai superati, eccetera. Però giustamente anche
il far parlare i personaggi, perché un altro punto forte del tuo romanzo sono i dialoghi. Io lo consiglio tanto, a parte per appunto la particolarità del protagonista, ma anche per la costruzione delle sequenze narrative che accompagnano, soprattutto quelle dialogiche. Perché non è scontato. Come lavori alla costruzione del personaggio? Cerco un... Allora, io devo dire che sono una persona sempre molto attenta a come parlano le persone, ma non perché sia, cioè perché abbia un'attenzione, non perché sono un gran marnazio, ma perché mi piace ritrovare, per esempio, parte dell'origine delle persone nelle cose che dicono, come intesa come provenienza geografica, o anche, diciamo, tutte quelle parole, quelle formule che possono tradire invece un determinato studio piuttosto che un altro, una determinata formazione piuttosto che un'altra. Quindi devo dire che è una cosa che mi è sempre divertito ascoltare, per esempio, gli accenti. Io credo che ognuno quando parla abbia una sua musica. Io, non lo so, io riesco a identificare le persone, anche i miei amici. Cioè, se mi facessi leggere una frase pronunciata da dei miei amici, ti saprei dire esattamente chi delle persone che conosco l'ha pronunciata. Perché credo che ognuno abbia un suo marchio di fabbrica nel parlare, nel dialogo, no, comune. E quindi se si riesce ad andare al cuore di partendo dalle persone che conosciamo per davvero, cioè purtroppo è quello a cui attingiamo, non possiamo andare su Marte. Quindi partire da delle conoscenze che abbiamo e andare a rubare l'anima a quelle, a quei discorsi, a quelle parole, a quella costruzione delle frasi. E in quel caso quasi sempre verrà fuori un dialogo buono. Quindi alla fine è l'osservatore, il fine osservatore è colui che riesce. L'ascoltatore in quel caso. L'ascoltatore. Sì, adesso ci manca un po' questa cosa, vero? Sì. Ci manca un po'. Però vabbè, tornerà, speriamo. Sì. Quali sono quindi i tuoi progetti come scrittore di romanzi di futuro? Adesso stiamo, insomma, capendo con la casa editrice come procedere. Sembra, insomma, che ci sia questa volontà, e quindi capiamo, adesso la stiamo capendo, i modi, i tempi, le modalità, eccetera. Però, insomma, mi piacerebbe portare avanti Spina, è inutile dirlo, cioè sono una mia creatura. Sì. Ci credo. E quindi sì, diciamo che piacerebbe lavorare sempre per restringere, cioè vorrei rimanere qui, continuare a raccontare sempre questo luogo, più o meno la prossimità, insomma, di questo luogo, quella comunità dei caratteri, vorrei rimanere lì e scavare, non allargare il cerchio, ma scavare nel terreno che ho, nel mio podere, non allargare il mio podere, ma scavare nel mio podere e andare a fondo, è quello che, diciamo, la sfida futura, ecco, quello che mi piacerebbe fare. Speriamo che si possa fare, insomma. Ma tu pensi che ci sia la possibilità di farlo diventare anche una serie TV? Allora, c'è una casa di produzione che ha opzionato i diritti. Ah, wow! Sì, sì. Non lo sapevo questo, non è scritto, vero? No, non è scritto. No. Ah, ok, quindi vedi, hai visto. Però, quasi adesso parte la fase invece quella, insomma, in cui bisogna trovare una casa, questo, e poi diciamo che probabilmente c'è bisogno anche di più materiale narrativo alla base, quindi diciamo che questo è un buon punto di partenza. Adesso occorrerà ragionare insieme sia al produttore che alla casa editrice, insomma, però l'intento da sceneggiatore, naturalmente, mi piacerebbe tantissimo vederlo sullo schermo e mi divertirebbe da morire, quindi sì, sarebbe bello, per adesso è ancora un sogno, comunque un auspicio, e vediamo che cosa succederà nel futuro, insomma. Però diciamo quell'aspirazione c'è sicuramente.
Bene, sono contenta perché vuol dire che il personaggio, insomma, ovviamente ha conquistato, no? È la cosa Beh, bella. come dicevi tu, è molto visivo, quindi diciamo che Già. i produttori, diciamo, che sono molto attenti a questo tipo Certo. di cose, se lo, diciamo, vedono già Il la potenziale. possibilità. Ecco, mettiamola così. Dario, ti ringrazio, sei stato veramente molto carino, molto spontaneo e hai detto tante cose utilissime, secondo me, sia dal punto di vista degli aspiranti scrittori che per chi insomma leggerà il tuo romanzo. Io lo ricordo, è veramente molto bello, Il venditore di rose. Io ho dato una possibilità a questo romanzo perché veramente vi stupirà per l'originalità di tutto, del tessuto e soprattutto del protagonista. Quindi grazie ancora di essere stato qui su Giallorama e di averci raccontato la tua storia. Grazie a te, Stefania.